I had a dream that you were mine. I've had that dream a thousand times. I left my room on the west side. I walked from noon until the night. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente sto facendo un video con un backdrop degno di questo nome. Cioè, in realtà dietro c'è ancora la mia cucina con le pentole e tutto, che avete visto diverse volte nei miei video, ma questa volta l'ho un po' attrezzato. Quindi buon proposito del 2007, non fare i video con dietro le pentole. Fatto. Oggi vi volevo parlare di un argomento che, come sapete, adoro, che sono i libri, e in particolare volevo fare un piccolo excursus, chiamiamolo così, dei libri migliori letti lo scorso anno e che quindi vi consiglio, se ne avete voglia, di leggere in questo 2017. Non sono tutte nuove uscite, perché mi piace anche esplorare libri del passato che non ho letto, o grandi classici, o libri di vario genere che non necessariamente mi interessano perché sono nella classifica più recente. Non vado in ordine di preferenza, quindi l'ordine è sparso, andrò un po' per come me li ricordo. Allora, il primo libro di cui vi voglio parlare è un premio Pulitzer, è uscito alcuni anni fa e si chiama Tutta la luce che non vediamo, All the light we cannot see. È un libro molto bello, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, quindi nel periodo nazista. Da una parte c'è una ragazza cieca che abita a Parigi con il padre è il mastro di chiavi di un museo che custodisce una pietra molto preziosa. Questa è una pietra attorno alla quale c'è una leggenda. Questo non dà al libro un twist, una svolta magica, tra virgolette, però è comunque un motivo di sottofondo che accompagna questo libro, un elemento misterioso di magia. Per scappare dalla guerra, il padre e la figlia si rifugiano da uno zio. Questo zio vive in un posto particolarissimo che è Saint-Malo, è una cittadina francese su un'isola che è accessibile o meno a seconda della marea ed è una cittadella circondata da mura. Dall'altra abbiamo un ragazzo che invece è un orfano ed è cresciuto in Germania e per la sua bravura con gli elementi tecnologici, in particolare con le radio, viene reclutato nelle fila dei combattenti. E i destini di questi due ragazzi alla fine del libro si incroceranno in qualche modo, ma non voglio svelarvi di più. Ha una storia molto ben congegnata, ha dei personaggi molto belli e nonostante sia una storia avvincente, è anche al tempo stesso una storia che si prende i suoi tempi, che è molto tranquilla, che è molto profonda nelle sue descrizioni e nonostante succeda qualcosa in ogni capitolo, a volte le cose non succedono esternamente ma succedono dentro ai personaggi e sono altrettanto potenti. Il secondo libro che vi consiglio è questo qui, Stoner. Stoner è un libro di cui probabilmente avete sentito molto parlare ultimamente perché è un libro, un classico degli anni 50 che ha avuto una sorta di ritorno in quest'ultimo anno e è un libro bellissimo, è un libro molto profondo che dietro l'apparenza di un testo molto fattuale sonda moltissimo la psicologia dei personaggi. È un libro che colpisce da diversi punti di vista e in alcune frasi hanno proprio quell'effetto: questo autore mi sta leggendo dentro, questa cosa l'ho provata e non sapevo come esprimerla, che secondo me sono tra i libri più belli. È la storia di un professore, di un ragazzo che diventa professore e della sua vita, una vita all'apparenza molto normale, molto monotona e molto ordinaria, che però racchiude tutti i drammi e tutte le enormi implosioni emotive che una vita ordinaria può dare. Vi consiglio di leggerlo, è un libro che secondo me una volta nella vita va letto e vi consiglio soprattutto di assaporarlo perché è un libro che va preso con calma e va letto immergendoci in ogni singola frase. Ho qui un altro libro di cui vi ho parlato già abbondantemente quest'anno e vorrei solo ricordarvelo. È Room, storia di una ragazza che viene rapita da giovane e tenuta segregata in una sorta di casetta da giardino da un pazzo, da un maniaco, e ha con lui un figlio. Ed è la storia di come lei gestisce la quotidianità con questo bambino con cui vive in una singola stanza, da cui il nome del romanzo, Room. È un libro potentissimo perché parla dei rapporti madre-figlio in un modo che secondo me alcuni libri non hanno mai fatto. Parla di cattività, ma parla anche di possesso, parla di quanto possiamo fare per i nostri figli e quanto è giusto spingerci a tenerli vicino a noi. Nella sua drammaticità, nel suo susseguirsi di eventi molto coinvolgenti emotivamente, solleva però delle domande grandissime
e lo fa in modo molto delicato ma anche molto potente. Non so se anche voi siete sempre rimasti orripilati ma anche affascinati da quelle che sono le storie dei culti, delle religioni alternative, ma anche e soprattutto delle sette, dei meccanismi psicologici con cui queste sette funzionano, perché persone apparentemente dotate di un intelletto normale cadono nelle trappole di queste organizzazioni parareligiose che poi tutto fanno tranne che aiutarli. E la storia di The Girls, che in Italia è uscito come Le ragazze di Emma Klein, parla proprio di questo, parla di una ragazza che viene in qualche modo, entra nella cerchia di una setta. Una delle recensioni che ho letto e che mi hanno spinto a comprare questo libro è che è quella in cui si diceva che Emma Klein ha una delle conoscenze più profonde dell'animo umano che si siano mai lette, e io ho ritrovato tantissimo in questo libro che sento mio, che mi ha colpito. Ad esempio c'è una frase che mi ha colpito molto, che è: confondevo, io però l'ho letta in inglese, non so la traduzione esatta, ma confondevo ancora a quell'epoca il sentire dell'agitazione davanti a certe persone con l'amare certe persone. La storia è molto bella, si legge veramente in un attimo, anche se è un libro abbastanza corposo, e ve lo consiglio assolutamente, quindi The Girls di Emma Klein. Un altro libro che non so se è stato tradotto in italiano si chiama Reasons to be Happy, vi scrivo qui sotto il titolo se è stato tradotto. È un libro che parla dell'esperienza dell'autore con un episodio molto grave di depressione che poi lo accompagnerà, segnerà tutta la sua vita. È un libro che secondo me accende una luce, mette a fuoco alcuni stati d'animo, alcune malattie mentali. Come sapete, a me piace che se ne parli perché io stessa soffro di disturbi di depressione e ansia, per cui è un libro che secondo me va letto, e mi piacciono tutti quei libri che alzano il velo su tutto quello che è questa dimensione. Però è anche un libro che dà grande speranza, dà grande ottimismo, infatti si chiama Ragioni per restare vivi, perché appunto l'autore, nonostante abbia questa esperienza molto forte e decida quasi di farla finita, alla fine riesce a trovare una chiave di lettura per tutto questo che lo fa andare avanti, e lo fa andare avanti bene. E non è un manuale di consigli, è semplicemente una storia, ma secondo me i consigli a volte li assorbiamo meglio ricevendo delle storie, sentendo delle storie di vita vissuta, piuttosto che una lista di 10 cose da fare o un manuale. Un altro libro che secondo me chiunque dovrebbe avere nella sua libreria e che ho avuto la fortuna di leggere quest'anno è Wild di Charles Strait. Anche da questo libro è stato tratto un film con Reese Witherspoon, che è uscito alcuni anni fa. È la storia di una ragazza che, nel mezzo di una crisi esistenziale e dopo il lutto per la morte della madre, della sua amatissima madre, decide di intraprendere il viaggio della sua vita, di mettersi alla prova. Il viaggio è il hiking, è il trekking della PCT, che è la Pacific Crest Trail, ed è un sentiero di trekking molto difficile che attraversa tutta la costa ovest degli Stati Uniti, quindi partendo dalla California e arrivando quasi fino al Canada. E è un trekking durissimo per il quale serve una preparazione molto intensa, e per il quale lei non ha molta preparazione, nonostante abbia letto dei libri e si sia minimamente preparata, che lei decide di intraprendere da sola. E questo è il racconto vero di tutta la sua avventura, dal giorno 1, anzi dalla sua crisi e da quando decide di intraprendere questo viaggio completamente dal niente fino alla fine di questo viaggio. È un libro di avventure, è un libro di sentimenti forti, è un libro di come ci si metta alla prova, di come si superino delle prove nella vita, è un libro introspettivo. Così come lei ha messo tante cose in prospettiva durante questo viaggio, secondo me aiuta anche il lettore a farlo. È un libro anche molto divertente e coinvolgente, perché parla di tutti i minimi dettagli di questo viaggio, dalla preparazione, da quanto era pesante lo zaino, dalle condizioni dei suoi piedi, da come si lavava, da chi incontrava, da tutte le situazioni che sono successe in questo hiking incredibile attraverso i boschi, i ghiacciai e i deserti dell'America dell'Ovest. È un libro davvero molto bello. Tra l'altro l'autrice Cheryl Strayed ha scritto diversi altri libri successivamente, sono libri che mi riprometto di leggere in quest'anno. Siamo quasi arrivati alla fine di questa non classifica. Un altro libro di cui vi voglio parlare, che ho letto credo addirittura quasi alla fine dell'anno prima, quindi del 2015, ma lo mettiamo lo stesso perché mi ha colpito molto, è La città della gioia di Dominique Lapierre. La città della gioia è un libro molto crudo, molto bello,
anche questo è un libro che secondo me tutti dovrebbero leggere. È la storia di un medico che decide di lasciare tutto e andare a vivere negli slum, quindi nelle baraccopoli di Calcutta dell'India. È un libro che racconta le condizioni terribili di vita di queste persone, condizioni al limite dell'umano, al limite del possibile. Leggi questo libro e ti chiedi come facciano delle persone ogni giorno a sopportare condizioni del genere, come facciano a trovare la speranza di svegliarsi un altro giorno e come trovino la forza di superare tutte le avversità che la vita mette loro davanti, perché qui stiamo parlando non solo di persone che hanno difficoltà per se stesse, ma che vedono i loro figli, i loro parenti, le loro mogli ogni giorno avere difficoltà, ammalarsi, morire, avere incidenti. Tutto questo in un substrato della popolazione dove gli aiuti non arrivano. Ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza e veramente rimette tante cose in prospettiva. È un libro che è un'avventura, è un libro che è una storia vera, perché Dominique Lapierre è effettivamente andato lì e poi ha iniziato una charity che tra l'altro trovate anche online. Ma prima di questo è un libro molto bello su un'umanità che tante volte nessuno vede. L'ultimo libro di cui voglio parlare, voglio solo dirvi il titolo perché ne ho parlato un milione di volte quest'anno, ed è Big Magic di Elizabeth Gilbert, ed è soltanto un modo così per chiudere questa classifica, perché l'ho trovato un libro che ha avuto molto impatto con me, ha avuto molto impatto su di me quest'anno, e quindi voglio comunque aggiungerlo nella classifica, anche se non voglio parlarne. Vi linko qui sotto i post e i video in cui ne parlo, perché ne ho parlato abbastanza diffusamente. Questa era la mia non classifica dei libri che mi sono piaciuti di più quest'anno. Io spero vivamente che vi sia piaciuta, che vi abbia interessato, e spero che possiate anche voi magari consigliarmi dei libri qui sotto. Intanto vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo presto con un altro video che vi parlerà invece delle serie TV che mi sono piaciute di più quest'anno e che vi consiglio di vedere. Intanto grazie di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di mettere un like a questo video se vi va, e in generale di seguirmi su tutti i social dove sono, quindi Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e anche il mio blog, che è macchedavvero.it. Grazie mille e a presto!